che vi spingono ad essere in piazza? I problemi che ci spingono in piazza è soprattutto la tutela dei lavoratori marittimi. La prima è i precari, abbandonati da oltre 25 anni senza una stabilizzazione di lavoro. Secondo, per i vincitori di causa di sentenza di tempo indeterminato senza un'assunzione. Per la legge 3098, cioè il doppio registro, imbarcano e continuano a imbarcare più extracomunitari che italiani, lasciando questi lavoratori abbandonati con problemi finanziari perché non possono mantenere le famiglie. E poi scendiamo soprattutto per questa città, che per il 60% si regge sul lavoro marittimo, cercando di sensibilizzare anche i commercianti ad aderire al nostro intervento, perché fra 4-5 anni, se non si farà qualcosa per il comparto marittimo, questa città e questi negozi dovranno chiudere. Quali sono le proposte che Orsa Marittimi porta avanti? Le proposte sono: continua la firma per il doppio registro, continua la preparazione per una grande manifestazione al Ministero, dove possiamo portare questi problemi anche con l'aiuto dell'onorevole Luigi Gallo di 5 Stelle, per sensibilizzare definitivamente che questo comparto non va abbandonato, è una risorsa che va messa in evidenza. Se perdiamo questa risorsa, perderemo parte dell'equilibrio dell'Italia stessa. Voltiamo.